vita di ogni giorno sotto il Ponte Morandi 30 anni fa, c'è anche questo a Lodi tra i 50 scatti da tutto il mondo per l'Oscar della fotografia. Carlo Tamana. Io stesso ero ben felice di entrare in autostrada, percorrerla, per uscire, saltare le periferie. Non mi curavo di quello che c'era sotto. L'ho scoperto via via. Michele, 88 anni, genovese doc, ha deciso di puntare tutto sugli scatti della vita quotidiana sotto il Ponte Morandi, anni 80. Entrato nelle case di chi a colazione vedeva il ponte anziché il mare. E oggi eccolo qui a Lodi, agli Oscar internazionali della fotografia, dove 50 fotografi da tutti i continenti si sfidano sullo scatto etico. Per questa immagine lo stanno chiamando da tutto il mondo, una notorietà, dice, che preferirebbe non vivere. Dal bianco e nero di Michele ai colori quasi fluorescenti della Corea di Filippo, 38 anni, informatico di Cesena, fino a quando quasi per gioco non è inciampato in questo volto disfatto di un rugbista. Dopo appena un mese sono stato contattato via mail da un'agenzia australiana, mi chiesero se questa foto era disponibile e loro mi proposero $2000 americani che mi lasciarono senza parole. I volti dei giovani coreani gli hanno fatto guadagnare la copertina di Vanity Fair. Ancora in attesa di un riconoscimento importante invece Johnny Miller, americano, che qui a Lodi è arrivato con una carrellata di foto scattate da drone. I decided to use a drone in these photographs because... Avevo voglia, dice, di vedere il mondo da un'altra prospettiva. Change people's perspectives on issues.